Oggi ci troviamo a Roma a questa splendida manifestazione per il Welfare Index PMI 2017, la seconda edizione. Siamo qui perché siamo felicissimi, siamo stati anche noi premiati per il settore industria, terzi classificati, ma ci è stato assegnato anche il nuovo rating che è stato istituito dal Welfare e siamo stati considerati azienda Welfare Champions. Cosa vuol dire? Che siamo una di quelle aziende che cerca di applicare il welfare in più settori. Ci siamo stabilizzati fra il sesto e il dodicesimo settore interessato. Il welfare abbiamo iniziato da 2 anni ad applicarlo. Ha inciso moltissimo il welfare nella scelta della nuova sede aziendale dove ci trasferiremo quest'anno, perché abbiamo cercato di selezionare una zona dove si trovassero diversi servizi che poi andassero a vantaggio dei ragazzi che lavorano presso Siropac Italia. Il premio è un premio loro prima di tutto, perché il welfare ci ha permesso di valorizzare quello che è il più grande patrimonio di Siropac Italia, ovvero la forza lavoro dei ragazzi. Ragazzi perché abbiamo tantissimi dipendenti che sono al di sotto dei 30 anni di età e che cerchiamo di valorizzare continuamente tramite una formazione costante. La formazione è molto importante, soprattutto per far capire ai nuovi assunti quali sono le regole aziendali, i comportamenti corretti, e in modo che ci sia una diffusa consapevolezza di quello che vuol dire lavorare bene e in qualità all'interno dell'azienda. Proprio per questo il 2017 diventa un anno chiave per Siropac Italia, perché andremo ad istituire un nuovo index, diciamo un nuovo punto di riferimento. Vorremmo presentare al Ministero del Lavoro una nuova prassi dove andremo a discutere e presentare quello che vuol dire per noi la sicurezza aziendale. La sicurezza aziendale passa anche dalla sensibilizzazione, in questo caso anche economica, di un atteggiamento che i dipendenti devono avere uno verso l'altro. Quindi alla fine dell'anno, visto e considerato che è da 16 anni che il nostro libro dell'infortunio è in tonso, vorremmo continuare su questa strada, quindi istituire un premio di 500 euro che alla fine dell'anno, in caso non ci siano infortuni, sarà devoluto a tutti i ragazzi. Questa sarà la nostra prossima buona prassi. Volevamo dare anche un grossissimo ringraziamento a Confartigianato, perché è grazie a Confartigianato che Siropac Italia si è avvicinata al mondo del welfare aziendale. Sono stati loro i primi che ci hanno preso per mano nel 2001, ci hanno accompagnato lungo tutto questo percorso e 2 anni fa sono stati i primi a farci approcciare questo nuovo universo, diciamo. Siamo entrati un po' più nel dettaglio a fine dello scorso anno, consegnando a Natale invece del classico regalo un cadoc ad ogni dipendente con una quota da spendere come volevano per i propri familiari oppure per sé. Quest'anno andremo avanti con nuove iniziative, fra queste abbiamo intenzione di fare dei corsi di lingua straniera per i ragazzi che sono portati a fare anche trasferte tecniche presso i nostri clienti. Speriamo che le iniziative crescano, diventino sempre di più, è una macchia d'olio che si deve allargare. Se oggi abbiamo 10 iniziative, le iniziative nei prossimi anni devono diventare 20, 30 e così via. E soprattutto quello che speriamo è che altre aziende prendano esempio dalla nostra e si crei una rete che vada a solo ed esclusivo beneficio prima di tutto dei ragazzi che lavorano presso l'azienda, ma sicuramente anche l'azienda ne trarrà beneficio, perché posso dirlo con grande orgoglio, anche l'applicazione del welfare aziendale ha portato Siropac Italia nello scorso anno a raddoppiare il proprio fatturato.